Ciao a tutti gli amici di Radio Amore, io sono Nek, vi abbraccio. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è, io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. Radio Amore. Va ora in onda Amore Azzurro, speciale Di Maro. In collaborazione con Tevini Dolomites Charming Hotel, Auto Nautica, Epomeo Renault e Dacia. Il programma è offerto da Euronics Gruppo Tufano, You Life Reporter, Taverna 69, Tergo, Slacks Denim, Pub dai Gemelli Mistral, Pizzeria di Spigno, Ferramenta Monaco. Dal 2 al 17 luglio da Euronics Gruppo Tufano acquista due o più prodotti di cui uno di almeno 699 euro e il meno caro ti costa la metà. Qualche esempio: condizionatore Daikin Wi-Fi 12.000 BTU tuo a 289 euro. Se acquisti un altro prodotto di almeno 699 euro e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2020. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti all'iniziativa. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.youlifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.youlifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis.
Affrettatevi! Salite tutti sul nostro vascello carico di musici, attori, comici e cantanti. Lo spettacolo inizia! Taverna 69. Starai seduto come in un caffè chantant, godendo dello show e gustando le prelibatezze dei nostri chef. Taverna 69. Menù tipici napoletani. E poi la pizza sfornata dagli esperti pizzaioli della taverna. Taverna 69. Ristorante, pizzeria, live show. Aperti anche a pranzo. Via Nazionale delle Puglie 165, Napoli. Parcheggio custodito. Per prenotazioni telefono 081 195 54 935. Su Facebook trovi la nostra programmazione eventi. Buongiorno, mi dai il mio ammorbidente Tergo? Certo signora, ecco. Ma ha provato anche gli altri prodotti della linea Tergo? No, quali? Tergo ha una linea completa di detergenti per la casa e per i capi di abbigliamento. Puliscono a fondo e senza fatica stoviglie, superfici e tessuti, donando loro freschezza e profumo. Li provi. E vo dico pure io, una volta che è provata, non ne cagna di più. Parola e donna Teresa vostra. Prodotti Tergo, esclusivista per la campagna Sipex. Telefono 081 505 68 53. Vestire alla moda. Vestire trendy. Slacks. Slacks. Abbigliamento uomo-donna. Slacks. Presso i nostri punti vendita. Saldi con sconti eccezionali fino al 50%. Tutto delle migliori marche. Slacks. Abbigliamento uomo-donna. Via Epomeo 182 183 184 Napoli. Telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Panini eccezionali, accostamenti inaspettati ma gustosi, personale sempre gentile. Per questo e tanto altro, vieni al pub dai gemelli Mistral. Da noi il panino lo crei tu. Tante forme di pane, scelta della carne e dei contorni. Pub dai gemelli Mistral, ogni mese un panino speciale. E per le tue feste, panino più patatine più bibita a 10 euro. Pub dai gemelli Mistral, via Paolo Castaldi e Luigi Sequino 4, Pianura, a Napoli. Telefono 081 726 0782 334 137 17 16. Ci trovi anche su Facebook e Instagram. Pub dai gemelli Mistral. New style, old taste. La cosa che si fa in quattro e ti rende felice? La pizza! Quella della pizzeria di Spigno. Tante pizze con tanti diversi gusti. Pizza a metro, santi in bocca e la classica frittura all'italiana. Siamo aperti a pranzo e cena. Ogni venerdì menù terra 13 euro. Menù mare 15 euro. Con musica dal vivo. Pizzeria di Spigno. Via dell'Epomeo 319. Telefono 081 182 12 052. Consegna a domicilio. Siamo anche su Facebook ed Instagram. Pizzeria di Spigno. La pizza fatta con passione. Vuoi cambiare il colore alle tue pareti? Hai perso le chiavi e vuoi mettere in sicurezza la tua casa prima delle vacanze con la nuova serratura europea? Vieni alla boutique della Maniglia Ferramenta Monaco. Il nostro personale altamente qualificato è sempre a disposizione per consigliare il miglior prodotto e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ferramenta Monaco, per colori, idraulica, maniglieria, serrature, viteria, materiale elettrico e tanto altro. E inoltre effettuiamo la duplicazione digitale di ogni tipo di chiave per auto. La boutique della Maniglia Ferramenta Monaco. Via Antonino Pio 140, telefono 081 767 51 14, ferramentamonaco.it. Siamo anche su Facebook. La boutique della maniglia Ferramenta Monaco, a Napoli dal 1968. Donatino Berzinski, che ha il fucile! Il gol dell'1-0, Piotr Zielinski, fantastico! Golasso barbaro si dice! La porta è libera, Mertens in porta! Mertens! Che gol di Dries Mertens! Caglioni in area di rigore, c'è la deviazione e il gol di Arkadiusz Milik! 3-2 per il Napoli, gran gol del polacco, gran gol! Batte lo spagnolo, cerca Koulibaly, Kalidou, Koulibaly al 90esimo, segna per il Napoli, Juventus 0, Napoli 1. Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Carlo Iacono.
Buon pomeriggio a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, a voi che ci ascoltate sulla radio, sulle varie applicazioni iOS e Android. C'è Daniele Romano al di là del vetro che mi fa ridere, quindi ecco, abbiamo cominciato con la prima. E volevo dire una cosa, adesso mi è sfuggita, vabbè. No, cioè, abbiamo anche una collaboratrice che ha una bellissima macchina. Vabbè, sono cose che accadono all'iOS, vabbè. E niente, che volevo dire, non mi ricordo più, mi ha fatto distrarre, e quindi niente, pomeriggio quindi di Maro, speciale Amore Azzurro, la seconda parte di questo speciale di oggi, domenica 14 luglio, e cominciamo chiaramente col chiamare il nostro primo ospite, che è una new entry tra gli ospiti qui di Amore Azzurro. È un amico comunque di un'altra trasmissione che va in onda qui sulle nostre stazioni. Stavo dicendo appunto che non solo ci potete ascoltare sulle varie applicazioni, sull'FM, sui 105-800, ma chiaramente ci potete anche vedere, poi insomma vedete me, la bella faccia mia, sulla pagina di Radio Amore Radio Amore Campania. Quindi mi sta facendo morire oggi. Vabbè, una serie di papere uno in fila all'altro. Vabbè, fortunatamente è arrivato l'ospite che era in previsto questo pomeriggio, Daniele Romano. È parecchio tempo che non c'è in regia, per cui pensando a tutte le stupidaggini che dice dalla mattina alla sera, ti fa scappare una bella risata. Saluto e ringrazio di essere con noi Francesco Pollastro. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie. Sempre Forza Napoli. Sempre Francesco Pollastro, ricordiamo, direttore nonché CEO di Napoli Più. Senti, veniamo subito a vedere quello che sta accadendo oggi. Siamo ancora tutti in attesa di questo James Rodriguez, che a quanto pare poi stamattina c'è fuori questa notizia che c'è questo Atletico Madrid che pare abbia messo le unghie sul calciatore e voglia portarlo nell'altra squadra di Madrid. C'è chi dice che il Real non cederà mai un calciatore per rinforzare la squadra diciamo la rivale della stessa città, ma chiaramente i soldini portati cash a Florentino Perez probabilmente potranno far gola. Che ne pensi? Allora, guarda, io ti dico innanzitutto, partiamo dalla genesi della notizia. La notizia l'ha data Marca. Sì, è vero. Bellissimo quotidiano, però, come tutti sanno, è molto ma molto vicino alle vicende, una sorta di tutto sport iberico, chiamiamolo così, no? È vicino all'Atletico, ma... Vicino al Real, più vicino al Real che vicino all'Atletico. Ah, ecco, pensavo. Molto vicino al Real, tant'è vero che... diciamo il quotidiano concorrente tra i quali lavora il nostro carissimo amico Mirko Calemme, ha una tesi diciamo completamente opposta, quasi antitetica oserei dire, no? Cioè AS dice che praticamente il Napoli continua comunque a trattare Rodriguez e lo continua a trattare in pool, mentre Marca insomma sta portando la tesi dell'Atletico, la verità sicuramente sarà nel mezzo, no? Sì. Alla fine, come disse pure il nostro caro presidente Aurelio De Laurentiis, alla fine il gioco delle parti, uno cerca di mettere Pepe all'altro, no? Poi manca a farla apposta, oggi mai è riuscito il nome di Pepe. Pepe. Fortissimo comunque, Lello, fortissimo. Io ti non dico so la verità, hai avuto modo no, di seguirlo. Lo seguirò, lo andrò a vedere qualche video dopo perché sono molto molto... No, a prescindere, è un giocatore, vabbè, sai, i video su YouTube sono sempre un pochettino... Io ti consiglio un articolo su ultimouomo.it, è un articolo stupendo su Pepe e ti fa capire effettivamente... Che tipologia di giocatore è? Diccelo tu, dai, qualche parola, diccela tu. Guarda, devi partire da un presupposto che Pepe praticamente è arrivato a Lille nel 2017 ed è arrivato con il logo Bielsa. Con il logo Bielsa praticamente non si è trovato per niente bene, perché pure Pepe ha un carattere un pochettino fumantino. Appena è andato via Bielsa, è venuto il nuovo allenatore Galtier, se non erro, immediatamente ha fatto 9 gol. Caspita, li aveva tutti, li stava aspettando. Secondo giocatore nella classifica combinata,
tra assist e gol, sempre della Ligue 1 parliamo, certo, con un totale di 31. Certo. È un esterno d'attacco fortissimo. Come prima punta non ha reso tanto, non ha reso tanto. E Galtier pensa che diceva in un'intervista, non mi ricordo quale quotidiano, France Le Monde, forse, non mi ricordo, che diceva che gli ricordava moltissimo Robben da giovane. Solo che però c'ha un difetto, Pepe, non usa bene praticamente il piede sinistro. Eh beh, non si può avere tutto, chiaramente, però... Vabbè, proprio ci accungiamo. Senti, ritornando, continuando sul mercato, stamattina mi chiedevano alcuni radioascoltatori, mi chiedevano se il Napoli fino ad ora si è rinforzato perdendo Albiol là dietro, Albiol che è il pupillo del nostro amico comune Luca Cirillo facendosi arrivare Manolas che insomma comunque è un fior di difensore. Pensi che il Napoli si sia rinforzato lì dietro oppure no? Guarda, ti rispondo da tifoso, mettiamola così. Dopo aver visto la scivolata fantoziana di ieri, mamma mia, ieri, e il tunnel meraviglioso di Luperto, no, chiunque fosse arrivato comunque sarebbe stato catastrofico, a parte stiamo parlando di Manolas comunque. Cioè, se tu tieni Manolas e Koulibaly non puoi dire che non hai una delle difese più forti d'Europa, a prescindere poi dalle caratteristiche. Cioè, loro sulle palle alte e soprattutto con i giocatori fisici, in particolar modo Manolas, io credo che forse non è, se non è il più forte, tra i più forti. Certo, sotto questo punto di vista. Magari essere pecca un po' in costruzione. Forse infatti, quello, infatti. Noi perderemo in quello, perderemo sicuramente. Vabbè, ma abbiamo Koulibaly però. Cioè, tanto alla fine le azioni del Napoli, io con Sarri, con Ancelotti, sono sempre partite dal piede di Koulibaly. Quindi alla fine diventa relativo. Mi preoccupano... E questo te lo dico con cognizione di causa, mo, da giornalista a giornalista. Mi preoccupano invece le alternative. C'è un divario. È vero, però un attimo, Francesco, però dobbiamo pure dire che questa era la prima uscita. Si tratta della prima uscita dopo sette giorni. Diciamo che Maximovic e pure Luperto l'anno scorso, insomma, non è che abbiano dato cattive prove. Hanno dato cattive prove, però voglio dire, il divario tra la coppia titolare non sono sicuramente. È enorme, diciamo, non c'è un giocatore che è una via di mezzo, no? Tra l'uno e l'altro. Cioè, noi abbiamo un 9,5 di valutazione, no? Che dice che sarebbe proprio il no plus ultra, e un 6, prestazioni sufficienti che hanno sempre dato. Forse Kirikes potrebbe essere... Infatti, lo abbiamo dimenticato, ma anche lui è arrivato tardi, poi tra l'altro viene da questa ulteriore infortunio alla spalla, speriamo che l'abbia risolto definitivamente questo problema, perché Kirikes è uno di quelli, insomma, tra l'altro un'esperienza internazionale importante, quindi potrebbe essere effettivamente... Dimmi. No, perdonami, dicevo, lui ha sempre comunque fatto prestazioni, perdonami se metto i voti, però così rendiamo l'idea pure ai nostri cari radioascoltatori. Sempre stazioni da tra i 7 e i 6,6. Sono d'accordo. A me è sempre piaciuto Kirikes. Tra l'altro, ottimo colpitore di testa, un buon tempo, riesce a giocare sull'anticipo. Esce bene con la palla. Bravo, assolutamente d'accordo. Senti, continuando sulla difesa. Ma insomma, Isai è ancora qui, ancora non è andato via. Dall'altra parte pare che Mario Rui possa rimanere, forse rimane, perché pare che abbia impressionato, ma insomma, se è arrivato da due giorni non riesco a capire che tipo di impressione possono avere avuto Ancelotti e gli altri dello staff, ma comunque... Magari più il procuratore impressionato. È probabile. E, insomma, diciamo che Mario Rui sembra restare lì. Isai, ci sono anche di nuovo voci che l'Atletico lo vuole, ma al posto di Isai non vedo si stia parlando di qualche arrivo. Allora, i nomi caldi li conosci. Di Lorenzo che già l'abbiamo preso, Manolas che già l'abbiamo preso, ci sta questo turco Elmas che dicono Vox Populi, Vox Dei, questo per esempio non lo conosco, però ho parlato con qualche buon amico che comunque segue il calcio internazionale a livelli... Sì, mi hanno detto che è un ottimo centrocampista è giovane, 19 anni, diciamo alla barella, però con un piede ancora migliore.
riesce a fare tutti i ruoli del centrocampo, quindi insomma un attimo qui. Sì, no, avevo dimenticato Di Lorenzo, anche se però Di Lorenzo diciamo che sarebbe un azzardo, no? E beh, la prima esperienza con una squadra che lotta per i quartieri alti della classifica, insomma, bisogna vedere. Non escono, non ci sono nomi infatti, che ruotano attorno al campo in quel ruolo, sinceramente. Probabilmente avranno qualcuno in mano e aspettano prima di piazzare i sai per farlo uscire, perché il Napoli ci ha abituato pure a questo tipo di strategie, no? Sul mercato, magari sì, il nome segreto per non far lievitare il prezzo, però onestamente non lo saprei individuare, ti dico la sincera verità, se tu mi dicessi un nome io non lo saprei individuare. Senti, passiamo all'attacco, allora l'attacco così come sta, ti piace oppure no? Io non sono un grande estimatore di Milik, dalle qualità. Anche tu vai sul pere pere. Sono siciliano. È tremendo, pere pere. E non della prima ora. infatti. No, senti Francesco, allora parliamo in altri termini. Capito questo? Ci vorrebbe un 9. Allora andiamoci a questo 9. Allora, Icardi è stato cacciato via dal ritiro, è stato mandato. Icardi sarebbe stato l'ideale. Sarebbe stato, perché... che significa? Che non lo potrà essere? No, non credo. Almeno dalle ultime voci che arrivano, si è molto raffreddata la pista, molto. Ho capito, però non era ancora successo quello che è successo. E oltretutto adesso, parliamo per assurdo, ma Icardi se va alla Juventus così come lui vorrebbe, ma che va a fare con Ronaldo lì davanti, quando Sarri ha detto a chiare lettere che vuole proporre Ronaldo come prima punta? Ma tu ti fidi delle prime dichiarazioni? No. Tu sai che Sarri comunque è bravissimo, no? A fare anche un pochettino di pretattica, eccetera, eccetera. Se tu tieni Icardi, Dybala e Cristiano Ronaldo, chi metti come prima punta? Io metto... ma lui ha cercato proprio di far capire che vuole giocare con Ronaldo. Certo, sarebbe più indicato Icardi. Infatti, adesso si va a mettere Ronaldo e metterli davanti Icardi. Ma vedremo, io onestamente è una pista... Cioè, non se viva Icardi, perché comunque con i tagli di James, un giocatore che entra in area con la rapidità di Icardi, no, avremmo solo Mertens che potrebbe tra virgolette, no, godere dei passaggi di James, che James è fortissimo sotto questo punto di vista, non si discute proprio. I tagli, i passaggi, le invenzioni, no, le magie, assolutamente, come dice in Colombia. Senti. Ma Milik no. No, è vero, Mertens è uno di quelli che capisce al volo quando il compagno... Proprio la rapidità agli ultimi metri, cioè quello è la... E quindi ci voleva un giocatore, diciamo, che più o meno sposava questo tipo di caratteristica, secondo il mio parere, poi voglio dire. Senti, parliamo... Però credo che comunque... Continua, prego. Scusami. No, prego, figurati. E allora, no, ti volevo dire... parliamo anche di quelle che potrebbero essere i calciatori in uscita. Inglese è stato messo praticamente così per fatti suoi, e lo stanno facendo allenare, quindi insomma per conto suo, quindi Inglese è fuori dal discorso Napoli. Chi pensi che potrà lasciare il Napoli prima della fine del ritiro, o comunque lasciare il Napoli in questa sessione di mercato? Vabbè, Rog sicuramente a mercato, quindi sicuramente ci saluterà. Spero vivamente proprio per il ragazzo, spero che Verdi riesca ad accasarsi in qualche squadra che comunque gli dia la possibilità di giocare, perché nel Napoli non funziona. Non è riuscito ad esprimersi. Ma prima, guarda, abbiamo fatto l'esempio prima, no? Con Pepe. Con Bielsa, cioè, zero proprio. Era un giocatore da 4 euro e pacchetto di sigarette. Cambia allenatore e vale 100 milioni. È vero. Ci sono dei giocatori che comunque magari riescono a esprimersi con un allenatore, con una certa metodologia di gioco, e altri. Verdi non va bene, indipendentemente dagli infortuni, cioè non è proprio un giocatore che si sposa con il gioco di Ancelotti, l'abbiamo visto. Quindi proprio per lui, per il suo futuro, ci vorrebbe una squadra tipo Samp, Fiorentina, capito? Quelle squadre che comunque gli danno fiducia, gli danno possibilità, medio-alte, e che comunque lo facciano esprimere. Quindi mi augurerei Verdi. Credo che comunque, vabbè, difensore non si muove nessuno, in attacco idem, rimane il dubbio di Inglese, però la richiesta
di De Laurentiis è un pochettino alta rispetto al valore reale del giocatore. Ma non ha fatto male quest'anno, dobbiamo dire la verità. Non, sì, ma non vale 30 milioni. No, cioè non no perché se poi inglese vale 30 milioni, insomma non riesco a capire. Non puoi dire 42 milioni. Appunto, appunto, appunto. Cioè, appunto. È una contraddizione in termini. Incredibile. No? Senti, pensi che Allan rimarrà a questo punto? Sì, sì, almeno non ci sono voci, diciamo, di attacchi concreti da parte del PSG. Il problema è la questione Insigne, quello mi sta dicendo. Arriviamo a questo discorso. No, difatti, arriviamo a questo. L'unico modo per poter far arrivare una punta importante a Napoli credo che sia cedendo un calciatore della rosa che gioca in attacco. Quello che ha sicuramente mercato, più mercato di tutti quanti gli altri, è sicuramente Insigne. Lo cederesti a cuor leggero oppure è un calciatore di cui non ti vorresti privare? Guarda, io parto da un presupposto che ormai con il calcio moderno non ci sono più giocatori incedibili. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente è il prezzo che fa poi, no? Certo. Fa la trattativa. È ovvio che se Napoli riceve un'offerta monstrua, no? Come amano dire tutti, lo cedono. Anche perché il ruolo di Insigne comunque c'è Younes, c'è Mertens, Calleon. Un ass che non si sa che cosa vuole fare. Insomma, un ass se la sta cavando alla grande, però incomparabile. Sì. Però l'abbiamo visto, no? Pure quando ha fatto qualche partita da titolare, è molto fumoso che la Serie A, e la Serie A non è la Coppa d'Africa. Se in Serie A trovi difensori, trovi squadre che si mettono 5-5 e non ti fanno passare. Assolutamente. Quindi tutta sta cosa... Quindi io non sono tanto convinto della maturità di un ass. Su Insigne, guarda, mi arrivano voci di un ragazzo molto tranquillo che è conscio di voler restare a Napoli, è contento di voler restare a Napoli, però, e soprattutto vuole... c'è un procuratore che... Non solo il procuratore, hai sentito quello che ha detto il presidente a proposito di Insigne, gli vuole allungare il contratto ma gli vuole ridurre l'ingaggio. Ma io questo non lo so, perché poi le dinamiche tra procuratori, perché loro mo in questo momento il Napoli sta, e questo è un grandissimo salto di qualità. Questa cosa è stata evidenziata poco, forse voi sui tirapietre l'avete messa in luce rispetto agli altri, no? Certo. Perché siamo in diretta. Il fatto che comunque il Napoli stia trattando con i due top manager a livello mondiale. Sicuramente è un salto di qualità incredibile che sta facendo quest'anno la società. Cioè, una partnership che non so quante società possono vantare. È vero. Il problema è anche come sta trattando. Cioè, da pari a pari, non è che sta trattando, no, della serie, fammi sta cortesia. Quindi, io non sono manco troppo convinto di questa... di questa offerta, che sia proprio così. No, insomma, questa è stata messa in giro da vari sì. È vero, insomma, questa è una cosa che si è... No, si è, non diciamo... sto mettendo in discussione quello che dicono i colleghi, ci mancherebbe. No, altro, infatti. Tu mi chiedi un'opinione personale, io ti dico, certo, conoscendo più o meno come ragiona Raiola, eccetera, eccetera, mi sembra più anche una a me, cosa... Anche a me sembra strano, Perché magari... No, ma magari lo stipendio sarà più basso, però magari si terrà i diritti d'immagine, per dire. Oppure ci saranno 700-800 milioni di bonus, no? E quindi alla fine si accontentano tutti quanti. Certo. Senti... Però a noi ci manca sempre il numero 9. Ma il numero 9, se non è lui, io non ne vedo altri possibili numeri 9 in circolazione che possono essere all'altezza del Napoli. Ecco, questo voglio dire. Chi altri potrebbe, secondo te? Vabbè, forse Zapata, ma manco più di tanto. Si è persa traccia di Zapata, non se ne parla proprio più, quindi sicuramente... Tanto in quel momento devi avere paura. Ecco, in quel momento può accadere. Quando il Napoli non fa più parlare.
Insomma, il nostro presidente è un marpione, come si suol dire, no? le nasconde le cose. Senti, ho visto poco fa che c'è anche un'altra bella notizia, sembra che arriva dall'Inter, che anche Nainggolan è stato mandato a casa, quindi ha terminato la sua avventura nell'Inter, era già stato detto, ma insomma anche lui adesso segue Icardi, rientra a Milano e nemmeno lui sarà chiaramente nella prossima tournée. Insomma, anche Nainggolan credi che non abbia mercato in Italia? Nainggolan secondo me è un giocatore che ha mercato, cioè io quello, infatti quello stavo per dire, la mossa di Marotta e Zhang non l'ho capita, cioè svalutare un proprio prodotto in maniera poi così eclatante, secondo me è stata una manovra un pochettino troppo azzardata, o questi l'hanno combinata talmente grossa che alternative non ce n'erano. Eh beh, ma lì c'è lo zampino di Conte, senza dubbio. Che dubbio, il Conte vuole un calciatore. Sì, sono perfettamente d'accordo, però tu stiamo parlando di uno che svaluta praticamente un prodotto, perché comunque il giocatore è comunque, no? Un prodotto che tu metti su un mercato. Certo. Cioè viene monetizzato il cartellino del giocatore. Certo. Così Nainggolan, per dire, se valeva 25, chi mo va a comprare? A forza, no? Mi tu l'hai messo fuori squadra, 8 li vuoi? Ma insomma, è effettivamente molto strana questa tattica, però ripeto, io credo che Conte voglia una squadra tutta unita, creare lo spogliatoio. Perché a me non piace come sta venendo l'Inter, dico la sincera verità. Tutti stanno dicendo l'Inter è fortissimo. Secondo me è una squadra troppo muscolare. Poca fantasia e poca lì davanti. No, tra l'altro lì davanti l'Inter non ha niente. Sì, vabbè, ma pure ammettendo che venisse Lukaku, che comunque negli ultimi due campionati non è che abbia fatto poi gli si sfacelli, no? Mm-hmm. O Zego, che ormai, se, correggimi, Lello, tu sei più informato di me, avrà tipo un 33-34. Ma comunque è sul viale del tramonto, insomma, il suo lo ha fatto. Cioè, a me se non concesso, c'è questi due stampelloni lì davanti. Ma è una squadra di Vatussi, cioè fondamentalmente, una squadra di muscolare e basta. 33 so, anni, no? Zego. Poi questo 3-5-2 non lo so, guarda, io ti dico la verità, non sono troppo convinto sull'Inter, penso che farà personalmente, sempre sulla carta, credo che paradossalmente sia più bello da vedere il Milan, se Giampaolo riesce a farli giocare bene. Eh beh, Giampaolo allievo di Sarri, quindi insomma è chiaro che il Milan probabilmente giocherà un calcio più divertente, mentre invece Conte riproporrà il suo calcio fatto di una forte 3, difesa 3, e poi 3-5-2, sì, no? Sì. Vabbè, anni 70. Allievo di Allegri, insomma, farà del resto, del resto Marotta si è trovato così bene con Allegri alla Juventus. Senti, l'ultima te la chiedo appunto sulla Juve. Pare che con De Ligt abbiano definito il tutto. Stiamo parlando di un'operazione che supera i 150 milioni di euro. Che come ne pensi? Come fanno? Ci sarebbe da divertirsi e parlare di quello che sta succedendo nel calcio italiano. Te lo chiedo davvero, cioè io mo mi stavo documentando, no? Sono andato su Calcio e Finanze, ho visto l'articolo del Fatto Quotidiano di Ziliani, quello di Paolo Trapani, eccetera eccetera, cioè come fanno questi che stanno a meno 500 ad avere ancora fideuzioni per 100-200 milioni? Hanno dovuto emettere i bond. Ma credimi, guarda, è una domanda seria, senza voler polemizzare, proprio in un'ottica di mercato, cioè come fanno questi a comprare senza soldi? E soprattutto, avendo già dei debiti, come fanno ad indebitarsi per ulteriori 200 milioni? È vero, è vero. No, no, ci non lo sarebbe aberrante come... Ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, perché io chiaramente mi sono documentato anche io su Calcio e Finanza, l'articolo di Marco Bellinazzo, Bravo, che parla in maniera molto chiara di quello che è la situazione, non della Juventus, ma del calcio italiano. Parliamo praticamente di 2,9 miliardi di gap tra ricavi e costi totali. Insomma, è così il giocattolo sa. Così il giocattolo va a finire a non vi dico dove. Cioè, il Napoli è un'eccezione allucinante in questa... Sì, è vero, è vero, è vero.
Senti Francesco, io ti saluto e ti ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. Va bene, buona sempre giornata. Viva, amore. Buon calcio, grazie, grazie. Buon calcio a Francesco Pollastro. Ciao, ciao, ciao. E allora, linea a Daniele Romano. Purtroppo Carlo Iacono non riesco a passarlo ora in diretta. Ci risentiamo con lui subito dopo la pubblicità, che passerà adesso Daniele Romano. Vai. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. In collaborazione con Tevini Dolomites Charming Hotel, Auto Nautica, Epomeo Renault e Dacia. Il programma è offerto da Euronics Gruppo Tufano, New Life Reporter, Taverna 69, Tergo, Slacks Denim, Pub dai Gemelli Mistral, Pizzeria di Spigno, Ferramenta Monaco. Dal 2 al 17 luglio da Euronics Gruppo Tufano acquista due o più prodotti, di cui uno di almeno 699 euro, e il meno caro ti costa la metà. Qualche esempio? Condizionatore Daikin Wi-Fi 12.000 BTU tuo a 289 euro. Se acquisti un altro prodotto di almeno 699 euro, e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2020. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti all'iniziativa. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre! Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.youlifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.youlifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Affrettatevi! Salite tutti sul nostro vascello carico di musici, attori, comici e cantanti. Lo spettacolo inizia! Taverna 69. Starai seduto come in un caffè chantant, godendo dello show e gustando le prelibatezze dei nostri chef. Taverna 69. Menù tipici napoletani. E poi la pizza sfornata dagli esperti pizzaioli della taverna. Taverna 69. Ristorante, pizzeria, live show. Aperti anche a pranzo. Via Nazionale delle Puglie 165, Napoli. Parcheggio custodito. Per prenotazioni telefono 081 195 54 935. Su Facebook trovi la nostra programmazione eventi. Buongiorno, mi dai il mio ammorbidente Tergo? Certo signora, ecco. Ma ha provato anche gli altri prodotti della linea Tergo? No, quali? Tergo ha una linea completa di detergenti per la casa e per i capi di abbigliamento. Puliscono a fondo e senza fatica stoviglie, superfici e tessuti, donando loro freschezza e profumo. Li provi. E voi dico pure io, una volta che provate, non ne cagna di più. Parola e donna Teresa vostra. Prodotti Tergo, esclusivista per la campagna Sipex. Telefono 081 505 68 53. Vestire alla moda, vestire trendy. Slacks. Slacks. Abbigliamento Slacks. Uomo-donna, Slacks. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%. Tutto delle migliori marche. Slacks, abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli. Telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Panini eccezionali, accostamenti inaspettati ma gustosi, personale sempre gentile. Per questo e tanto altro, vieni al pub dai Gemelli Mistral. Da noi il panino lo crei tu. Tante forme di pane, scelta della carne e dei contorni. Pub dai Gemelli Mistral. Ogni mese un panino speciale. E per le tue feste, panino più patatine più bibita a 10 euro. Pub dai Gemelli Mistral. Via Paolo Castaldi e Luigi Sequino 4, pianura a Napoli. Telefono 081 726 0782 334. 437 17 16. Ci trovi anche su Facebook e Instagram. Pub dai Gemelli Mistral. New style, old taste. La cosa che si fa in quattro e ti rende felice? La pizza! Quella della pizzeria di Spigno. Tante pizze con tanti diversi gusti. Pizza a metro, saltimbocca e la classica frittura all'italiana. Siamo aperti a pranzo e cena. Ogni venerdì menù terra 13 euro. Menù mare 15 euro. Con musica dal vivo. Pizzeria di Spigno. Via dell'Epomeo 319. Telefono 081 182 12 052. Consegna a domicilio. Siamo anche su Facebook ed Instagram. Pizzeria di Spigno. La pizza fatta con passione. Vuoi cambiare il colore alle tue pareti? Hai
Hai perso le chiavi e vuoi mettere in sicurezza la tua casa prima delle vacanze con la nuova serratura europea? Vieni alla boutique della Maniglia Ferramenta Monaco. Il nostro personale altamente qualificato è sempre a disposizione per consigliare il miglior prodotto e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ferramenta Monaco, per colori, idraulica, maniglieria, serrature, viteria, materiale elettrico e tanto altro. E inoltre effettuiamo la duplicazione digitale di ogni tipo di chiave per auto. La boutique della Maniglia Ferramenta Monaco, via Antonino Pio 140, telefono 081 767 51 14, ferramentamonaco.it. Siamo anche su Facebook. La boutique della Maniglia Ferramenta Monaco, a Napoli dal 1968. Amore Azzurro, speciale Di Naro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Naro, Carlo Iacono. Ebbene, ci colleghiamo subito con Di Naro e con Carlo Iacono perché ha un ospite lì nella piazza, immagino fuori al campo di gioco. Carlo. Ciao Lello, no, siamo proprio sul campo di Carciato. Adesso i giocatori sono appena entrati in campo. Sono qui con Ciro Novellino. Buonasera Ciro. Ciao, un saluto a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, Ciro Novellino di Calcio Napoli 1920, Calcio Napoli 24. Senti, Ciro, una prima domanda te la voglio fare io qui dallo studio. Ti voglio chiedere, a parte le impressioni, chiaramente una partita dopo sette giorni, insomma, non è che possa aver detto granché, ma questo Gaetano, secondo te, tu lo terresti con la prima squadra in questo campionato? Ma io sono dell'avviso che Gaetano dovrebbe andare a giocare, perché essendo un classe 2000 ha bisogno di trovare continuità, ha bisogno di confrontarsi con il calcio dei grandi dopo l'ottima appunto stagione disputata lo scorso anno con la primavera. Carlo Ancelotti ha dimostrato di puntare su di lui dandogli una maglia da titolare, tra l'altro in un ruolo non suo, perché Gianluca Gaetano nasce trequartista, nasce attaccante, sì, nasce giocatore alle spalle della punta e lo ha dimostrato nello scorso anno. Quest'anno dal ritiro, dal primo giorno, Carlo Ancelotti, complice anche l'assenza di tanti centrocampisti, ha deciso di schierarlo in mezzo al campo e poi centrocampo a due con Marco Rog, tant'è che ieri è partito titolare. Non ha giocato una buona gara, questo va detto a mio avviso. Poteva sicuramente fare meglio, però effettivamente ieri, a parte il gol di Caglione e qualche giocata che si è vista in questo modulo 4-2-3-1 che viene provato soprattutto in fase offensiva, visto che è una variante sostanzialmente del 4-4-2 classico praticamente di Carlo Ancelotti dello scorso anno, secondo me ha bisogno di continuità, tornando appunto a Gianluca Gaetano, ha bisogno di continuità, ha bisogno di trovarla in una squadra che gli possa consentire di giocare magari anche nel ruolo suo, oppure perché no, in questo nuovo ruolo che gli è stato appunto cucito addosso da Carlo Ancelotti. Stesso discorso credo che possa valere anche per Tutino, che insomma, diciamo, anche lui giocando in un ruolo non suo, insomma, non ha dato questa grande prestazione, ma io credo che anche lui abbia bisogno di fare una altra esperienza, anche lui quest'anno però in una squadra di Serie A per cimentarsi con la massima serie, no? Gennaro Tutino lo scorso anno ha fatto un campionato incredibile in quel di Cosenza. Io ricordo sempre, sarà secondo me memorabile la sua rovesciata lo scorso anno, sì, su assist di Palmiero. Quello non è il suo ruolo, però anche in quel caso è l'unico attaccante a disposizione e quindi viene schierato come prima punta. Gennaro Tutino è un esterno, non è un attaccante centrale. Sicuramente non resterà, non credo resti in organico alla fine del ritiro, quantomeno quando arriveranno altri attaccanti in organico è probabile che Tutino possa partire in prestito per una squadra di Serie A, visto che il Napoli non vuole assolutamente cederlo, tra l'altro ci sono 5 club di Serie A che appunto lo vorrebbero. Ciro, a proposito, scusami Ello, vai. A proposito di attaccanti in organico, dovrebbe figurare anche Inglese, ne stavamo parlando prima io e te. Però Inglese non sta prendendo parte agli allenamenti di questi giorni, si dice per una botta, però sembra naturalmente che sia completamente fuori progetto. C'è qualche voce che lo riguarda? Ma le voci su Roberto Inglese ci sono da tantissimo tempo, praticamente dalla fine della stagione scorsa. Roberto Inglese in questo momento ha un problema effettivo ad una caviglia,
non è riuscito ancora a recuperare, non sta forzando, aveva iniziato anche qualche giorno fa, due per l'esattezza, ad allungare un po', però a toccare anche un po' il pallone, però poi per esempio adesso non è ancora sceso in campo. Su di lui ci sono, lo sappiamo, diverse squadre. Il problema di Roberto Inglese è il costo del cartellino, perché De Laurentiis si chiede 30 milioni di euro per cederlo, perché alcuni club interessati, vedi per esempio l'Atalanta, la Fiorentina, non vogliono spendere quella appunto quantità di soldi, e allora ecco di spuntare il Parma, ma il Parma lo vorrebbe in prestito, quantomeno alle condizioni dello scorso anno. Lui diciamo che ha dato anche una disponibilità di massima al trasferimento al Parma, al nuovo trasferimento al Parma, però al momento è qui, si cerca di capire se magari possa uscire per lui anche un'opportunità di un club magari che non lotti per la retrocessione, ma che invece possa avere delle ambizioni diverse. L'Atalanta per esempio ha trattenuto Duván Zapata e di conseguenza sfuma appunto questa opportunità. Senti Ciro, ti voglio chiedere questa James Rodriguez sta diventando la solita telenovela che ogni anno si ripete a Di Maro. Come vedi questo arrivo? Cioè, secondo te alla fine riusciremo a portarlo a Napoli, questo calciatore molto importante, molto voluto da Ancelotti, oppure chiaramente i prezzi, i diritti d'immagine, tutto quello che il nostro presidente si crea nel suo modo di fare, di vedere gli affari, insomma, non riusciranno a far decollare questo acquisto? Che ne pensi? Io credo che James Rodriguez possa arrivare qui a Di Maro entro la fine del ritiro. Il nodo principale che riguarda la trattativa di James Rodriguez con il Real Madrid è il pagamento di questa appunto somma di denaro, perché il Real vuole i 42 milioni di euro, che erano appunto quelli richiesti al Bayern Monaco per il riscatto del giocatore dopo il prestito biennale. Però è anche vero che il Napoli riuscirà probabilmente ad ottenere uno sconto su questi 42 milioni di euro. Cosa frena la trattativa? Semplicemente il fatto che il Napoli vorrebbe dilazionare il pagamento in più anni e al tempo stesso non avere l'obbligo di doverlo riscattare. È questo che in questo momento rallenta il tutto. Io non credo tanto all'Atletico Madrid, o quantomeno non credo alla possibilità che lui possa andare all'Atletico, proprio perché è del Real. E non credo che il Real voglia rinforzare una diretta concorrente a quella che è la vittoria della Liga. Non credo che il Real Madrid voglia dare un calciatore così importante come ha messo Rodriguez. I rapporti con Carlo Ancelotti sono solidi, sono forti, De Laurentiis anche qui in ritiro lo ha dichiarato più volte. Io credo che alla fine questo affare si farà, lo ha dichiarato anche Carlo Ancelotti. Serve tempo e pazienza, è quello che manca in questo momento un po' a tutti, in attesa appunto che la fumata bianca possa arrivare. Manca anche il Real Madrid tempo e pazienza, perché probabilmente, o almeno come dicono dalla Spagna, questa voce sull'interesse dell'Atletico Madrid è solo un gioco del Real per accelerare i tempi. Ma è normale che l'Atletico Madrid, che il Real Madrid voglia chiudere quanto prima, anche perché il Real Madrid ha bisogno di farli entrare, nonostante sia una società, un club con disponibilità importantissime, però comunque ha bisogno di collocare quelli che sono calciatori che ritiene in esubero, perché ricordiamoci che James Rodriguez non rientra nei piani di Zidane, altrimenti probabilmente non sarebbe stato messo sul mercato. Certo. Quindi la volontà del Real Madrid è quella di chiudere quanto prima per poter, tra virgolette, liberarsi del suo ingaggio, poter recuperare una quarantina di milioni di euro e poter poi magari, perché non, andare a prendere qualche altro calciatore da regalare a Zinedine Zidane. Ripeto, per me io ho l'impressione che alla fine, entro la fine di questo ritiro, James Rodriguez possa arrivare qui in Trentino. Senti, spero di non essere smentito, sarebbe sicuramente un colpo prestigioso. Speriamo. Senti, un'ultima domanda te la faccio io, però non so se Carlo ti vuole chiedere qualche altra cosa. A proposito di Lorenzo Insigne, come lo avete visto adesso che è arrivato su in ritiro, e che cosa pensi del fatto che insomma De Laurentiis voglia allungare la durata del suo contratto fino al 2024, però diminuendo l'ingaggio, portandolo a 4 milioni e mezzo? Sei sicuro che questa sia la realtà? Ma io non credo onestamente che possa essere la realtà, anche perché il procuratore di Lorenzo Insigne è un certo Minoraiola che fa giochetti a rialto, non al ribasso, infatti. Non credo che possa esserci questa possibilità.
Guarda, io ieri ero all'esterno dello Sporting Hotel Rosati alla Vivo di Insigne di Costa Smanolas. È sceso dalla macchina e è venuto a salutare i tifosi di sua spontanea volontà all'esterno dell'hotel. Acclamato ovviamente dai tanti presenti. Oggi, stamattina, è sceso in campo, tanti applausi per lui. Lo vuoi un piccolo retroscena? Te lo do subito. Certo. Ad un certo punto, in questa seduta di allenamento, ancora prima di cominciare, arriva all'interno del comunale di Calciato un pallone azzurro. Lui lo raccoglie, si mette a palleggiare, lo autografa e lo restituisce al proprietario dello stesso. Tra gli applausi, ovviamente. Bellissimo il questo gesto. È Lorenzo Insigne che noi vogliamo, questo è Lorenzo Insigne che viene acclamato dai tifosi, questo è Lorenzo Insigne che si impegna al massimo, perché non dimentichiamocelo, Lorenzo Insigne è il capitano di questo Napoli. Vero. Bello, questa è proprio la mia ultima domanda perché devo dirti che Insigne è davvero il giocatore più acclamato dai tifosi. Le impressioni. Se la gioca con Ciruzzo, che però non sono Io. Ciruzzo Mertens sicuramente. No, quello che volevo dire è che lo vediamo davvero molto sereno e sembra che in qualche modo abbia accettato questo suo ruolo di idolo, sia dei tifosi sia di leader tecnico di questa squadra. Ma ci mancherebbe, è il capitano di questa squadra. Noi tra l'altro in questo momento ce l'abbiamo accanto un ex capitano del Napoli, Francesco Montervino. Io sfido chiunque a non avere il sorriso sulle labbra essendo il capitano del Napoli. Sarebbe una cosa davvero, davvero, cioè, vorrebbe dire che non sei pronto per essere un capitano di una squadra così importante, vorrebbe dire che non ci tieni ad essere il capitano. Lui invece è arrivato con il sorriso sulle labbra, scherza con i compagni, acclamato dai tifosi, va ad abbracciare i tifosi stessi, quindi come è giusto che sia, essendo appunto, ripeto, il capitano di questa squadra. Intanto Mertens ha siglato un gol bellissimo, stanno provando le triangolazioni, hanno messo una palla in mezzo, lui a volo di mezzo esterno l'ha messa dentro. Bene, Carlo, salutiamo Ciro Novellino, grazie per essere stato con noi, Ciro. Un saluto a voi. Grazie, Ciro, grazie, buon lavoro a Ciro. Salutami Montervino, che se è vicino a te, insomma, il primo capitano dell'era De Laurentiis. Sì, è qui vicino, ha fatto un cenno prima. Perfetto, no, vabbè, ho capito che lui non può parlare o non vuole parlare, però insomma ce lo puoi salutare. Non può. Ho capito, vabbè. Carlo, io adesso metto in onda un po' di interviste che ci hai chiaramente mandato, che hai effettuato su Adimaro, e poi sì. Eventualmente ti faccio un'ultima chiamata qualche minuto prima di chiudere, cioè tra una decina di minuti massimo, giusto per sapere un po' a che punto è l'allenamento, ok? Va bene, sono qui. Bene, allora salutiamo per ora Carlo. Allora io passo la parola a Daniele Romano al di là del vetro in regia. Ascoltiamo prima di tutto l'intervista che Carlo ha fatto questa mattina ad Antonio Corbo, giornalista della Repubblica, e poi sentiamo dunque l'intervista al tifoso dopo partita, al Club Napoli Monaco di Baviera e al tifoso Modena. Vai. Ciao Lello, ciao a tutti gli amici di Amore Azzurro, Napoli che ha appena affrontato il Benevento. Siamo qui con il giornalista della Repubblica Antonio Corbo, che ci lascia una piccola opinione su quello che abbiamo visto. Napoli che ha perso una partita che non ha dato molti spunti, no? No, il risultato non conta niente, come così non contano le cose positive che si sono viste, un paio almeno. Palmiera mi è piaciuto molto, è un centrocampista, ma grande tocco di palla, a me è piaciuto molto. E poi anche Zanoli, un difensore, eppure mi ha impressionato. Di Lorenzo meglio di Marquit, e a sinistra Goulam mi è sembrato un po' troppo statico. Il resto, il primo gol di Caleon, ma tanti gol sbagliati nel primo tempo. Ma questa è una partita dopo pochi giorni. Era persino è più una sagra, meglio passare dal calcio alle frittatine e le salsicce e completare la festa. Non c'è niente che possa essere di serio per il calcio, è una preparazione. Il Napoli sta lavorando seriamente e lavorerà ancora più seriamente quando verranno i giocatori che poi vedremo in campionato. Dei giocatori che abbiamo visto oggi, quanti saranno titolari in campionato? C'è qualcosa di indicativo nel modulo secondo lei? E come si fa a vedere il modulo interpretato da giocatori che sono di seconda fila? Si è visto il solito Napoli, un po' con le quattro in linea, il centrocampo, ma
non si è visto niente di nuovo, siamo dopo 6-7 giorni di ritiro. Aspettiamo i nuovi giocatori allora? Bisogna aspettare i giocatori, io credo che soltanto verso il 10 agosto si vedrà, si comincerà a vedere il Napoli con 2 o 3 titolari nuovi tra gli acquisti, allora capiremo un po' il Napoli. Grazie mille, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera amici di Amore Azzurro, la partita tra Napoli e Benevento è appena finita, il Napoli ha perso la sua prima partita amichevole e qui siamo fuori con i tifosi che ci dicono un po' cosa hanno visto. Qua ci troviamo con... Sono Ciro Esposito, professore milanese, prestato momentaneamente a Di Mare, grandissimo tifoso del Napoli. Di Gragnano. Buonasera. Originario di Gragnano. Originario di Gragnano. Paese della pasta. Paese della pasta. Capitale europea della pasta. Capitale Panuzzo e della ciliegia. Quindi ha trasportato questi manicaretti a Milano? Assolutamente sì. Perfetto, che partita ha visto? È deluso? Sì, deluso sì, perché la prima partita è chi inizia bene inizia meglio. Sono un po' deluso, però erano tutti ragazzi, quindi il risultato non conta niente. Quindi bisogna aspettare i giocatori titolari e soprattutto qualche acquisto del presidente? Sì, io penso che alla fine Rodriguez verrà, perché più che da noi non può andare a nessuna parte. Quindi con i big ritorneremo il vero Napoli. E le è piaciuto Callegon che si inseriva, è forse stato il giocatore migliore oggi? In assoluto più intelligente, lavora dietro i difensori, si inserisce nel momento giusto, al millesimo di secondo, è impressionante. Senta, è il primo anno che viene qui a Di Mare? No, questo è il terzo anno. Ormai ho visto Sarri, ho visto Ancelotti, mi sono fatta una bella esperienza. Come si vive questa fede calcistica da lontano? Da lontano, cioè in che senso? Per la mia residenza a Milano? Sì. Bene, perché aumenta l'amore per la squadra, aumenta la lontananza, è come il vento, spegni i fuochi piccoli ma incendia quelli grandi, quindi l'amore aumenta. Credo che sia la chiusura perfetta. Sì. Un grande saluto ai nostri amici di Radio Amore. Un grande saluto agli amici di Radio Amore, ascoltatela sempre, che anche noi a Milano ci è arrivato voce di una radio giovane, adatta ai giovani, per i giovani e non solo, anche per noi. Grazie, buonasera al nostro professore. Ciao Lello, ciao amici di Amore Azzurro, siamo ancora qui fuori allo stadio di Maro, dove il Napoli ha giocato la sua prima partita amichevole. È stata una partita che ha visto gli azzurri perdere il primo test stagionale e qui ci ritroviamo con i tifosi. Abbiamo Giuseppe che arriva direttamente da Messina e tifa Napoli. Giuseppe, come nasce questa passione? Ciao, da quando ero piccolino mi piacevano i colori azzurri, poi sono molto legato a Maradona, quindi in pratica da Maradona poi è successo tutto per un tifo per il Napoli. Ma c'avevi qualcuno in famiglia che tifava Napoli? Nessuno, solo io, tifoso del Napoli. E adesso sei qui con? Adesso sono qui con degli amici che abbiamo un club a Monaco di Baviera, noi siamo tutti di Monaco di Baviera, abbiamo il club lì. Ah, ok, quindi sei di Messina ma vivi a Monaco di Baviera. Monaco di Baviera, sì. Perfetto, che partita hai visto, Giuseppe? Guarda, onestamente, come a primo impatto è la prima partita, quindi ovviamente il mister ha provato tante nuove strategie, tante nuove cose, però ci sta la prima partita. Quindi non ci deve essere delusione, perché no, è un test meramente... Completamente. E ti aspetti qualche acquisto? Sei qui a Di Mare, quanto tempo resterai? Fino martedì o mercoledì. Aspetti che arrivi qua qualche giocatore che magari di cui si parla in questi giorni? Questo Mister X, vedremo. Ames, tipo? Speriamo. Speriamo? Sì. Allora ci lasciamo con questo buon augurio. Va bene. Un saluto ai nostri... Ciao! Ciao a tutti. Ciao Lello, ciao amici di Amore Azzurro, qui è Carlo Iacono da Carciato. Stiamo assistendo all'allenamento mattutino del Napoli e qui sono con Mattia da Modena che ci lascia qualche impressione, ecco, su quello che è il Napoli di questa stagione. Mattia, ieri abbiamo assistito alla prima partita stagionale, è andata male, però cosa ne pensi? Ci deve essere delusione oppure era solo una prova, così c'erano tanti ragazzi? Beh, era una prova più che altro, anche perché al secondo tempo hanno giocato molti giovani, molti dalla primavera, e già vederli così in ritiro, vederli giocare, anche se abbiamo perso, è stato comunque un piacere vederli giocare. È il primo anno per te qui o sei un abitué? Non è il primo anno e non sono neanche un abitué, è la seconda volta. Prima mi stava raccontando Mattia che questa è una passione che nasce dalla famiglia, perché lui è di Modena però ha parenti napoletani e quindi gli hanno trasmesso questa passione per il Napoli.
Proprio così, fin da mio nonno che tifava il Napoli di Maradona ai tempi e portò mio padre a vedere sempre il Napoli di Maradona da più piccolo, mio padre ha portato me a vedere il Napoli dei vari Mertens, Hamsik, Lavezzi ai tempi quando ero più piccolo. E adesso ti aspetti anche qualche altro colpo? Tuo nonno vedeva Maradona, magari tu puoi vedere James. Beh, speriamo, mai dire mai, anche se ho visto le ultime notizie, si dà non per certo ma quasi all'Atletico, ma la speranza è l'ultima a morire. Ti chiedo solo una piccola previsione su quella che secondo te sarà la stagione del Napoli. Ah, statisticamente mi aspetterei un altro secondo posto, però speriamo sempre al primo. Grazie Mattia, grazie, un saluto ai nostri amici di Amore Azzurro. Carlo ci saluta ogni volta che fa un'intervista, ci saluta anche ora. Carlo, buonasera. Ciao, Carlo. Ciao, ciao a tutti gli amici di Amore Azzurro. Sei solo? Sì, sto seguendo l'allenamento. Che cosa sta succedendo sul campo, dai? Allora, prima hanno provato un po' di palle in uscita, triangolazioni varie con tiro in porta, adesso abbiamo... Ancelotti sta facendo due squadre, una in pettorina bianca e una invece una maglia verde d'allenamento, e non sappiamo ancora cosa stanno facendo perché c'è Ancelotti che dà indicazioni, quindi stiamo aspettando di vedere quale sarà il risvolto tattico della seduta. Probabile che possa esserci una partitina, forse a campo ridotto. Sono tutti presenti, Carlo? Anche i nuovi arrivati? Sì, sono tutti presenti, c'è anche Manolas. Comunque partitina a due squadre con un solo portiere. Ah, ecco, vedi. Sì, no, è importante sapere che anche chi è arrivato ieri sera, insomma, negli ultimi 2-3 giorni, siano già oramai pronti per cominciare ad allenarsi sul campo col pallone, quindi cominciare a capire un po' gli schemi che vorrà dare quest'anno Ancelotti alla squadra. Vabbè. Sì, in questo momento Manolas accoppia con il Luperto, mentre Maximovic con Ciriche. Con Kirikesh che insomma ieri sera secondo me avrebbe fatto molto più bella figura rispetto a Maximovic e Luperto. Ieri sera vi ho preso due gol grazie ai loro bellissimi interventi, insomma non conta nulla, erano amichevole, però insomma, se come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, speriamo che quest'anno insomma non ne combinino dello stesso livello. Vabbè Carlo, io a questo punto ti lascio. Ci risentiamo domani mattina, nel frattempo ti invito a raccogliere quante più interviste possibile tra giornalisti e tifosi, chiaramente tifosi, molti tifosi, ci fa piacere sentire la voce di queste persone che per amore di una squadra fanno tanti chilometri, vengono dall'estero, vengono dalla Sicilia, vengono da tante parti d'Italia e dell'Europa per seguire la squadra del cuore. Quindi ti invito a fare questo, nel frattempo ieri sera hai mangiato bene, hai detto l'hotel ti ha trattato bene, continua così, mi raccomando. Il cervo. Va bene, buona serata Carlo. Ciao, buona serata. A domani. Ciao, chiudiamo il collegamento con Carlo Iacono. Io adesso voglio ricordare che Napoli non è solo calcio in questo periodo, anzi questa sera si concludono le Universiadi, tutto esaurito per la cerimonia di chiusura della 30ª Summer Universiadi di Napoli 2019 che si svolgerà questa sera alle 21 allo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 35.000 spettatori che assisteranno allo show finale ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows per la regia di Stefania Opipari, ispirata al rito del sospeso, famoso caffè sospeso tipicamente napoletano. La cerimonia sarà un saluto alla città di Napoli e alla Campania. È atteso il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che siederà in tribuna autorità con il Presidente della FISU Oleg Matisin, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. La grande festa del San Paolo si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi d'artificio sul cielo di Napoli. Assisteremo tutti in televisione, visto che non siamo in grado di poter essere allo stadio, non ci sono biglietti. Onestamente preferisco, dopo una giornata fatta in due trasmissioni, di starmene a casa sul divano e guardarmi questa cerimonia. Bene, due primi appuntamenti alla grande, diciamo, abbiamo avuto ospiti importanti. Mi fa piacere che Carlo se la sta cavando veramente molto molto bene, complimenti Carlo. Saluto Daniele Romano al di là del vetro, che di domenica pomeriggio è qui in studio a fare da regia, era un po' di tempo che non c'era. Io vi ringrazio voi che ci avete ascoltato sulle nostre frequenze, sulle varie applicazioni iOS e Android, sulla nostra pagina Facebook,
dappertutto, in qualsiasi posto del mondo ci avete ascoltato. Mi fa piacere che siete stati in nostra compagnia. Fateci sapere se la nostra compagnia vi è piaciuta. Grazie a tutti quanti voi. Vi ricordo l'appuntamento per domani mattina alle ore 12 per il prossimo appuntamento dello speciale Di Maro di Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. In collaborazione con Tevini Dolomites Charming Hotel, Autonautica, Epomeo Renault e Dacia. Il programma è stato offerto da Euronics Gruppo Tufano, You Life Reporter, Taverna 69, Tergo, Slacks Denim, Pub dei Gemelli Mistral, Pizzeria di Spigno, Ferramenta Monaco. Dal 2 al 17 luglio da Euronics Gruppo Tufano acquista due o più prodotti di cui uno di almeno 699 euro, e il meno caro ti costa la metà. Qualche esempio: condizionatore Daikin Wi-Fi 12.000 BTU tuo a 289 euro. Se acquisti un altro prodotto di almeno 699 euro, e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2020. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti all'iniziativa. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre! Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.youlifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.youlifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis! Affrettatevi! Salite tutti sul nostro vascello carico di musici, attori, comici e cantanti! Lo spettacolo inizia! Taverna 69. Starai seduto come in un caffè chantin, godendo dello show e gustando le prelibatezze dei nostri chef. Taverna 69. Menù tipici napoletani. E poi la pizza sfornata dagli esperti pizzaioli della taverna. Taverna 69. Ristorante, pizzeria, live show. Aperti anche a pranzo. Via Nazionale delle Puglie 165, Napoli. Parcheggio custodito. Per prenotazioni telefono 081 195 54 935. Su Facebook trovi la nostra programmazione eventi. Buongiorno, mi dai il mio ammorbidente Tergo? Certo signora, ecco. Ma ha provato anche gli altri prodotti della linea Tergo? No, quali? Tergo ha una linea completa di detergenti per la casa e per i capi di abbigliamento. Puliscono a fondo e senza fatica stoviglie, superfici e tessuti, donando loro freschezza e profumo. Li provi. E dico purìa, una volta che è provata, non ne cagna di più. Parola e donna Teresa vostra. Prodotti Tergo, esclusivista per la campagna Sipex. Telefono 081 505 68 53. Vestire alla moda, vestire trendy. Slacks. Slacks. Abbigliamento uomo-donna, Slacks. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%. Tutto delle migliori marche. Slacks, abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli. Telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Panini eccezionali, accostamenti inaspettati ma gustosi, personale sempre gentile. Per questo e tanto altro, vieni al pub dai Gemelli Mistral. Da noi il panino lo crei tu. Tante forme di pane, scelta della carne e dei contorni. Pub dai Gemelli Mistral. Ogni mese un panino speciale. E per le tue feste, panino più patatine più bibita a 10 euro. Pub dai Gemelli Mistral. Via Paolo Castaldi e Luigi Sequino 4, pianura a Napoli. Telefono 081 726 0782 334. 437 17 16. Ci trovi anche su Facebook e Instagram. Pub dai Gemelli Mistral. New style, old taste. La cosa che si fa in quattro e ti rende felice? La pizza! Quella della pizzeria di Spigno. Tante pizze con tanti diversi gusti. Pizza a metro, saltimbocca e la classica frittura all'italiana. Siamo aperti a pranzo e cena. Ogni venerdì menù terra 13 euro. Menù mare 15 euro. Con musica dal vivo. Pizzeria di Spigno. Via dell'Epomeo 319. Telefono 081 182 12 052. Consegna a domicilio. Siamo anche su Facebook ed Instagram. Pizzeria di Spigno. La pizza fatta con passione. Vuoi cambiare il colore alle tue pareti? Hai
Hai perso le chiavi e vuoi mettere in sicurezza la tua casa prima delle vacanze con la nuova serratura europea? Vieni alla boutique della Maniglia Ferramenta Monaco. Il nostro personale altamente qualificato è sempre a disposizione per consigliare il miglior prodotto e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ferramenta Monaco, per colori, idraulica, maniglieria, serrature, viteria, materiale elettrico e tanto altro. E inoltre effettuiamo la duplicazione digitale di ogni tipo di chiave per auto. La boutique della Maniglia Ferramenta Monaco, via Antonino Pio 140, telefono 081 767 51 14, ferramentamonaco.it. Siamo anche su Facebook. La boutique della Maniglia Ferramenta Monaco, a Napoli dal 1968. Radio Amore. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.